Eccoci qui, com'è stato? Un saluto a tutti, ben ritrovati, una buona domenica, finalmente dopo una vittoria del Milan. Da quanto tempo mancava una vittoria? Da tanto, quest'anno non era ancora arrivata. Seconda vittoria nelle ultime 13 partite ufficiali, quindi bene, i tre punti servivano, i tre punti. Mi raccomando, vi ricordo comunque di iscrivervi, di lasciare un bel like e di commentare numerosi con il vostro punto di vista. Vi aspetto anche sul mio canale personale, qui sotto trovate tutti i link. Servivano come il pane i tre punti e quindi una buona domenica, magari non straordinaria perché comunque la classifica non è che sia ancora bella e perché va analizzato anche l'avversario. Quindi piedi per terra, però col Venezia se vinci e vinci così con un risultato così tondo non è che c'è da essere tristi. Abbiamo fatto il nostro dovere, sì. C'era anche la possibilità di non fare il nostro dovere, quindi sono contento, non faccio voli pindarici ovviamente e dico che adesso Liverpool e Inter ci diranno molto di più sul valore del Milan. Purtroppo quello di ieri non è che è un test probante, un vero e proprio test. Il Venezia, obiettivamente ultimo in classifica, sembra poca roba, quindi calma. Ieri sera uno di voi mi ha scritto, l'ho riletto, guai a te adesso se sali sul carro, stai giù dal carro. Ma io dico, ma quale carro? Vi rendete conto? Abbiamo tutto il Venezia, quindi calma ragazzi, bene, bene, ma calma, non è che adesso abbiamo risolto tutti i problemi. Ho visto una squadra con un atteggiamento diverso. E l'atteggiamento è fondamentale, subito un approccio positivo, ben venga. Ho visto una squadra con una concentrazione diversa, ho visto una squadra che in fase offensiva ci ha fatto divertire, però in fase di non possesso, secondo me, anche ieri nel primo tempo abbiamo lasciato troppe possibilità e troppa facilità di manovra al Venezia. In alcune occasioni abbiamo lasciato un po' a desiderare. Quindi bene davanti, dietro secondo me si balla ancora e c'è sempre quella sensazione che si debba lavorare un poco. Però ragazzi, tre punti, siamo a tre punti dalla Juve e vedremo cosa fanno oggi le altre. La classifica la vediamo un po' più volentieri rispetto a prima, che eravamo penultimi con appena due punti. Ora Liverpool e Inter, veniamo alle pagelle e poi dobbiamo commentare però anche una cosa della quale avremmo fatto volentieri a meno, cioè l'esultanza polemica di Theo Hernandez. Ma ce n'era proprio il bisogno? Ci arriviamo. Intanto Maignan, un clichint dopo una vita, voto 6 a Maignan, inoperoso di fatto, hanno calciato alcune volte, qualche volta centrale, qualche volta fuori. Ecco, Emerson Royal continua a non convincermi, purtroppo. Mi sembra un giocatore in affanno, goffo, insicuro. All'ottavo, saltato come un birillo da Oristagno, la palla taglia l'aria, si impapina poi Iampalo, altrimenti rischiamo di subire gol. Poi sul gol annullato lui rinvia di testa dando la palla al giocatore a un metro in posizione centrale. Là davanti non è che si sia visto molto. Partita da 5,5 per quanto mi riguarda. Poi Gabbia, sembrava avesse fatto gol, in realtà non ha fatto due gol, ha rischiato poi di fare un gol di testa sul calcio d'angolo, la palla stava comunque uscendo, ci ha messo la mano Joronen per mettere calcio d'angolo, dietro attento, concentrato. Devo dire che ha fatto una partita da 6,5, meritava di giocare anche prima. Pavlovic, anche lui secondo me ha fatto il suo, i problemi magari in quelle occasioni sono state più situazione di laterale destro, Emerson Royale di centrocampo. Pavlovic ha fatto una buona partita, anche lui da 6,5. Theo Hernandez ha fatto subito gol di rabbia, perché va ad anticipare l'avversario, scambia con Leao e poi conclude, forse va a mettere la palla ad Ebram, comunque gol. Bene, partita attenta anche dietro con qualche buona diagonale, minuto 57, un'ottima diagonale decisiva. Partita da 7 per Theo Hernandez,
però non deve fare così. E poi ne parliamo. Loftus in posizione più arretrata, come avevo detto, devo dire che mi è piaciuto per applicazione, per impegno, per abnegazione, per sacrificio. Mi è piaciuto. Ha fatto finalmente a sportellate più volte. Al 15esimo inizia lui un'azione che diventa con una percussione molto pericolosa, quella poi dopo alla Reinders, dà una grande palla a Leao mettendolo davanti al portiere nel secondo tempo, minuto 49, ha provato un paio di conclusioni, una al limite con la palla viene deviata, potrebbe infilarsi in rete, in angolo, e un'altra al 93esimo, un destro alto, molto più partecipe alla manovra perché gioca in un ruolo diverso, più vicino a quello che è il suo, che è la mezzala, ha giocato da mediano. Per me ha fatto bene, ripeto, soprattutto per spirito, voto 7, mi è piaciuto. L'ho visto combattente finalmente e non nascondersi. Fofana, ecco, Fofana gli do 6, è un tipo di lavoro sporco che magari non si vede. Ciò detto, lo vorrei vedere un po' più presente, un po' più dominante in mezzo al campo, anche con la palla dei piedi, con la palla tra i piedi un po' meno in imbarazzo. Ieri in qualche occasione ha sbagliato, mi sembra che sia ancora indietro di condizione per via di una preparazione che ha fatto a parte con il Monaco da solo. Gli do 6, mi sembra ancora un po' scarico e un po' in timidezza, sotto diversi punti di vista dell'inserimento. Per quanto riguarda Reinders, da tre quarti, primo tempo secondo me molto brillante, al 15esimo una grande azione, poi ha messo la palla in mezzo, è stata messa in angolo, poi segniamo, al 22esimo il diagonale respinto, poi c'è il calcio di rigore. Nel primo tempo mi è piaciuto, è chiaro che poi deve fare quel ruolo con continuità, non è che ieri doveva tirare fuori una partita da 10. Per me la partita da 6 e mezzo, nel secondo tempo magari un po' meno presente, è la mezzala, dovrebbe fare la mezzala, vorrei vedere la mezzale, le mezze ali nelle prossime partite, però 6 e mezzo ci sta, è una promozione in quel ruolo. Pulisic, per quantità, per corsa, per qualità, per impegno, per resa, per presenza e per costanza, ha fatto per me una grande partita. Ha trasformato il calcio di rigore. Partita da 7,5 per quanto mi riguarda, sempre presente, sempre costante, impegno esemplare, qualità di giocata, anche tenacia, spesso andare a portare avanti la palla o a rincorrerla. Per me ha fatto una partita da 7,5. Leao, l'assist di tacco all'inizio. L'impegno c'è stato, l'azione poi al 26esimo in cui sterza, va, prova, punta, salta, calcio di rigore procurato, e poi da segnalare al minuto 49 quando c'è quella bella imbucata di Loftus, che lì si difende palla, è bravo a rimanere in piedi, però poi calcia centrale su Juronen, lì per me davanti al portiere è un gol sbagliato. Anche nel secondo tempo qualche buono spunto, partita secondo me da 7 per Rafa Leao, che ha fatto bene. Ebram, ragazzi, che bella Ebram! Ebram cadebram, Abram cadabram, la sponda che fa partire il gol appunto sull'azione di... La sponda dell'azione di Loftus inizia da lui, il rigore preso, che se non lo abbatte va a segnare lui, bravo comunque, rapace in aria, il rigore trasformato, un altro numero in aria sulla destra che si gira, credo su Itze, e mette la palla sul secondo palo, ma Leao si era centrato, ma in generale anche lì qualche palla recuperata, quantità corsa, e mi sembra molto più funzionalità rispetto a Jovic. Partita da 7, Ebram, grande impatto nel mondo Milan. Chi è subentrato? Okafor mi è sembrato il coltellino svizzero brillante, 6 e mezzo, vivace sul pezzo. Morata si è impegnato, voto 6, Musa anche lui 6, Chukwueze 6, Zeroli 6.
Ricapitolo, vi do il mio MVP, vi do la pagella di Fonseca e commentiamo l'esultanza polemica di Theo Hernandez. Maignan 6, Royal 5,5, il peggiore, Gabbia 6,5, Pavlovic 6,5, Theo 7, Loftus 7, Fofana 6, Pulisic 7,5, Render 6,5, Leao e Abraham 7, il migliore Pulisic per quanto mi riguarda 7,5, Okafor 6,5, tutti gli altri 6, Fonseca 4-0, voto 7. Voto 7, bene Loftus dietro, buona aver avanzato Reinders, che però per rendere al massimo deve giocare con continuità in quella posizione. Vorrei vedere il 4-3, ribadisco. Dico che però la fase difensiva secondo me lascia ancora un po' a desiderare. Qualche buco di troppo, facilità degli avversari nelle linee di passaggio e nella conclusione, perché hanno fatto diversi tiri. Complessivamente meglio delle altre, però dovevamo anche bilanciare. Avevamo davanti il Venezia, che sembra davvero una squadra destinata ad andare in Serie B. Però partita da 7, quando vinci 4-0 c'è poco da dire, però non sediamoci, rimaniamo attaccati al lavoro e aumentiamolo se possibile, perché dietro c'è da lavorare. L'esultanza di Teo, mi piace quando dice lui e lui, Leao mi ha fatto il tacco, è bello per il compagno, per lo spogliatoio, è bello quando poi anche Leao dice facciamo tirare rigore Ebram, è bello, non mi piace e non ce n'era il bisogno di vedere poi post partita pubblicato tra l'altro sui suoi social scelta fotografica di questa istantanea voluta, lui che fa così, rivolgendosi a una parte di pubblico. Io dico, ma perché? Intanto hai fatto il tuo dovere. Secondo luogo, hai fatto gol e abbiamo battuto il Venezia, non il Liverpool e non l'Inter. Sei il capitano. Ma io dico, perché? Perché ti metti lì così? Non ce n'è bisogno. E non sei nelle condizioni di poter dire state zitti. Zitti che? Non credo che in quel momento qualcuno abbia fischiato, credo che ci sia una volontà di rimarcare il suo senso di non so cosa, accerchiamento di fronte all'episodio del cooling break e tutto il resto, ma perché? E poi scegliere proprio quella foto lì. Non si, queste cose io non le vedo fare da altri, no, qualcuno le fa, ma perché zittire? Il pubblico, se qualcuno ha applaudito, se qualcuno ha fischiato, ha disapprovato, è nel diritto. L'inizio di Theo Hernandez non è stato all'altezza, l'ingresso dell'ultima partita è stato all'altezza, il cooling break no, ieri la partita è stata all'altezza, ma perché sentirsi in dovere di zittire? Perché? Non si possono fare partite normali. Nelle ultime tre partite, una volta Leao zitti c'è il pubblico, nell'altra partita c'è l'episodio del cooling break, in questa partita zitti, adesso non parlate più. Non si parla più. E si applaude perché stai facendo bene il tuo dovere. Ma se fai prime tre partite indecente, in cui non rincorri l'avversario, corri in campo, è lecito e doveroso criticare. Una cosa che non mi è piaciuta. A me non è piaciuta. E secondo me, non perché sono i nostri beniamini, vanno giustificate certe cose che mi sembrano sintomo e sinonimo di immaturità. Per quanto mi riguarda, io uno che siccome fa gol e va zittisce, sono cose da ragazzini. Cerchiamo di alzare il livello, di pensare, di lavorare, concentrarsi e speriamo di vedere risposte importanti contro il Liverpool e contro l'Inter. Se facciamo delle partite, possiamo anche digerire un adesso, perché se tu fai male e non ti impegni, ti becchi la critica. Se tu fai bene ti becchi gli applausi, ma non perché ti sei beccato gli applausi, non si bisognava criticare prima. Davvero è una cosa che non se ne sentiva il bisogno e secondo me è sinonimo di immaturità. Lo dico anche se sono i nostri beniamini. Cerchiamo di mantenere i piedi per terra, c'è ancora tanto da lavorare, è una partita. Il carro, ragazzi, se tirate ancora fuori la storia del carro, porta una sfortuna terribile ed è una cosa secondo me di una bassa, anche lì molto infantile. Abbiamo vinto col Venezia, contenti sì, ma il Venezia quindi testa bassa e lavorare. Commentiamo
Commentate, lasciate un like, iscrivetevi, ditemi che ne pensate, il vostro migliore e il vostro peggiore. Ci vediamo più tardi. Grazie.